L'innesto è un metodo di moltiplicazione agamica che consiste nell'unire la porzione aerea di una pianta con quella basale di un'altra, in modo da costruire un individuo avente i pregi di entrambe. Il nesto, comunemente chiamato marza o anche oggetto, è la parte di pianta che andrà a costituire la parte aerea. Invece la parte che andrà a formare l'apparato radicale viene chiamata porta innesto o soggetto. Con la tecnica dell'innesto si possono sostituire cultivar il cui mercato è ormai superato. È inoltre possibile regolare lo sviluppo delle piante, ad esempio utilizzando dei porta innesti inanizzanti. Si può scegliere di innestare individui immuni a determinate patologie e insetti e in base al portainnesto scelto si può fare in modo che la pianta si adatti a particolari condizioni pedoclimatiche. Gli svantaggi si ritrovano nella difficoltà d'esecuzione di questa pratica e nella compatibilità fra portainnesto e nesto, nel reperire e conservare il materiale di propagazione, che siano marze o gemme, e infine i tempi che occorrono per ottenere una pianta sono più lunghi rispetto ad altri sistemi di riproduzione agamica, come ad esempio la riproduzione per talea. Marze e gemme vanno prelevate generalmente durante il periodo invernale, quando le gemme sono dormienti e ben differenziate. Il materiale deve essere giovane, sano e deve contenere gemme a legno. Va conservato al buio ad una temperatura di circa 4-5 gradi centigradi fino al giorno dell'innesto. Gli strumenti necessari ad eseguire un innesto sono il seghetto, le forbici da potatura, il coltello a roncola, il coltello da innesto, il mastice e la rafia o altro materiale per legare le marze al portainnesto. Per fissare le marze al portainnesto è sempre bene utilizzare un materiale elastico o degradabile che non ostacoli la formazione del callo. Nella foto sono riportati alcuni tipi di innesto. Partendo da sinistra vediamo l'innesto a spacco, quello a spacco laterale, l'innesto a corona, quello a triangolo e infine l'innesto a gemma. Adesso vediamo come si effettuano gli innesti a spacco e a triangolo. L'innesto a spacco deve essere eseguito prima della ripresa vegetativa. Il diametro del portainnesto può variare da 2 a 6 cm e comunque deve essere maggiore o uguale rispetto a quello del nesto. La difficoltà d'esecuzione è medio-bassa. Nel caso nesto e portainnesto avessero uno spessore diverso di corteccia, è importante fare attenzione che la porzione di legno subito sottostante, ovvero il cambio, delle due parti combaci perfettamente. Dopo aver tagliato orizzontalmente il portainnesto all'altezza desiderata per l'impianto, si potrà effettuare un taglio verticale che vada a spaccare in due il portainnesto per la profondità di circa 3 cm. Successivamente si prepara la marza a cuneo in modo che la punta abbia la stessa lunghezza del taglio inciso nel portainnesto. Si inserisce la marza nel portainnesto e si lega l'innesto con rafia o altro materiale idoneo. Ha tagliato il portainnesto, andrebbe tagliato appunto il seghetto per benino che il taglio venga proprio fatto preciso, netto. Qualche esempio che viene fatto con il coltello o con un paio di forbici, viene praticamente spaccato nel mezzo. Vedete, c'è un taglio qui centrale, ora si vede, insomma, si prepara le marze e le marze poi le inserisce sempre chiaramente vicino alla buccia e non centrale. In questo caso con una circonferenza del portainnesto così, qui di marze ce ne può mettere due, una sulla. Lui in questo caso ci ha fatto anche un po' di invito, tipo una sorta di triangolino. Se ad esempio la circonferenza non è tanto grossa, si può anche evitare.
può essere eseguito da fine inverno a prima della ripresa vegetativa. Le dimensioni del portainnesto sono le stesse viste per l'innesto a spacco, ma questa tecnica è più difficile da eseguire e richiede una certa esperienza. Nell'innesto a triangolo, il portainnesto viene tagliato con un taglio orizzontale, dopodiché lungo il bordo si dovrà effettuare un'incisione verticale a forma di triangolo. Alla porzione basale del nesto deve essere data la medesima forma dell'incisione, in modo da farla combaciare con quest'ultima. Sullo stesso portainnesto si possono porre da 1 a 3 marze. È una tecnica adatta per piante giovani, di 2-3 anni di età. È uno degli innesti più praticati in frutticoltura, si adatta a qualsiasi pianta da frutto e garantisce, se ben eseguito, un'ottima saldatura tra le due parti. Una volta eseguito l'innesto, conviene fissare le marze al portainnesto e distribuire il mastice per proteggere la ferita e evitare la disidratazione. Inizialmente è buona norma lasciare sul portainnesto dei rametti per favorire il flusso di linfa in prossimità del punto di innesto. Una volta avvenuto l'attecchimento, i rametti rilasciati in precedenza andranno tolti, in modo tale che tutta la linfa disponibile sia impiegata per lo sviluppo vegetativo del nesto. Thank you.